Milano ricorda Leonardo ovviamente per altre opere più significative e più legate al territorio milanese e lombardo e alla fase sforzesca della vita e della carriera di Leonardo. Non si può tacere dell'ultima cena di Santa Maria delle Grazie, del refettorio, cioè prima che il Novecento abbia reso la Gioconda il quadro leggendario che è vittima anche di beffe, di decostruzioni, di sberleffi anche artistici, no? Dal dadaismo, Duchamp, da lì si sono cimentati con le loro rivisitazioni anche molto divertenti, no? Sulla Gioconda. Prima che il Novecento, a seguito del clamoroso furto della Gioconda dal Louvre, la rendesse il quadro più celebre del mondo, la cultura del 6, 7, 800 riconosceva nel Cenacolo milanese il capolavoro di Leonardo. Cioè la grande fama internazionale di Leonardo, artista, pittore, viene dall'ultima cena. È Milano, anche, diciamo, ed è Milano che dà la notorietà a Leonardo. Okay. Per l'impresa del Cenacolo e per un'altra sfortunata avventura che è quella del cavallo sforzesco. Il monumento equestre Francesco Sforza, mai compiuto, del quale però è esistito il modello in grandezza reale, in terracotta, almeno del cavallo, il gran cavallo viene ricordato, il cavaliere non fu mai fatto, fu solo disegnato. Il cavallo è perduto ovviamente, è perduto. Perché esiste una riproduzione moderna realizzata nella fine degli anni 90 da una scultrice giapponese, Nina Akamo, sulla base dei disegni di Leonardo, ed è all'ippodromo, l'ippodromo di San Siro. Qui ci sono alcuni disegni autografi di Leonardo, due della collezione di Windsor e uno della Biblioteca Reale di Torino, dove si vede come la sua idea per il cavallo Sforza fosse particolarmente audace, cioè doveva essere un cavallo alto qualcosa come 9 metri, del peso stimato di svariate tonnellate in bronzo, e lui lo immaginava come audacemente, pericolosamente impennato sulle zampe posteriori nell'atto di atterrare un nemico caduto. Ma dietro c'è tutto lo studio accurato dell'anatomia equina che Leonardo conduce nelle stalle sforzesche, non soltanto quelle di Lodovico il Moro, ma anche di Galeazzo San Severino, che era genero del Moro e capitano dell'esercito milanese. E quello che ci resta del momento Sforza sono i disegni autografi, compresi quelli come questo meraviglioso del Codice di Madrid, che riguardano il progetto della fusione del cavallo, questa sorta di corsetto metallico che ancora oggi reggerebbe il confronto con qualsiasi prova di un talentuoso designer contemporaneo. È la testimonianza diretta di come a metà fine anni 90 del 400, quindi allo scadere dell'ultimo decennio del secolo, prima dell'invasione francese di Milano, Leonardo ancora stesse pensando a come gittare il cavallo senza coda e addiacere, il che vuol dire gettarlo, fare la gettata in bronzo, il getto in bronzo, senza coda, quindi evidentemente la coda era percepita come un elemento di ingombro, di difficoltà fusoria, e a giacere, cioè in un procedimento appunto di fusione particolarmente spericolato e sperimentale, che non vide mai la luce per due motivi. Il primo, sempre per un condizionamento politico e militare, sarà che io sono appunto uno studioso della cultura e del pensiero politico del Rinascimento, quindi tendo a vedere sempre le dinamiche. Tanto è contestualizzato. Non abbiamo l'idea romantica dell'artista che era lì. Avulso da cose. E quindi c'è il discorso prettamente pratico, utilitaristico, per cui il Moro, alleatosi con il duca di Ferrara Ercole d'Este, in un primo momento decide di fronteggiare la venuta dei francesi e in maniera abbastanza improvvisa dirotta tutto il bronzo che era destinato alla fusione del cavallo per fare artiglierie e cannoni, e lo manda a Ferrara affinché il suo alleato possa provvedere a questo. Il secondo motivo per cui il cavallo è andato perso è che i guasconi francesi, all'atto di occupare Milano, come segno di
denigrazione non per l'artista Leonardo, ma per quello che il monumento rappresentava per l'identità politica del Ducato Sforza, lo prendono di mira con le loro balestre ed essendo un modello in creta, in terracotta, lo frantumano. E quindi si è persa questa opera leggendaria, così come ha rischiato di perdersi il Cenacolo, perché l'ultima cena, per il procedimento anche lì sperimentale di Leonardo, che desiderava dipingere a secco e quindi non prediligeva l'affresco come tecnica che imponeva rapidissimi tempi di esecuzione, ha trattato la parete nord del refettorio delle Grazie come una gigantesca tavola su cui dipingere, per cui ci sono due strati di preparazione gessosa, carbonato di calcio e bianco di piombo, su cui i pigmenti sono stati applicati a secco. Perché lui ha fatto questa, diciamo, inesperta, per darle termine, sì, a distanza di tempo, e soprattutto con una persona come lui che era così accurata nelle sue imprese? Lui era una persona accurata e aveva un approccio sicuramente molto preciso alle cose dal punto di vista tecnico, però era uno sperimentatore e aveva questa grande volontà di mettersi alla prova con qualcosa che non avesse precedenti. Oltretutto, come dicevo, l'affresco non gli era congeniale. Leonardo non è Michelangelo dipinge di getto e la giornata di fresco, cioè il pezzo di affresco che vede l'asciugatura dei colori dei pigmenti insieme all'intonaco, quindi restano, come dire, imprigionati durevolmente nell'intonaco, è qualcosa che non gli compete, perché lui invece è il pittore, come ci racconta Matteo Bandello, che era un novizio nipote del priore delle Grazie all'epoca in cui Leonardo dipinge, divenuto adulto, in una sua novella racconta: l'ho anche veduto molte volte partirsi da Corte Vecchia, ove quel stupendo cavallo di terra componeva, e venire alle Grazie, salire sui ponteggi una o due pennellate, dare ad una di quelle figure e poi di nuovo andare via. Cioè la discontinuità del metodo, ma anche il ghiribizzo che gli veniva contestato da alcuni biografi successivi come Vasari, no? Che era insomma più a favore di Michelangelo che non di Leonardo nella sua visione storiografica delle arti toscane. Però in generale il ghiribizzare di Leonardo, questo suo inseguire nuovi concetti e strane chimere, queste invece sono parole di Baldassarre Castiglione, l'autore del Corteggiano, alla corte di Leone X. Verso la fine della vita, poco prima di andare in Francia, dove muore, Leonardo viene in qualche modo accusato appunto dall'umanista autore del Corteggiano di essere uno dei primi pittori che sprezza quell'arte dove è rarissimo ed è si posto a imparare filosofia, dice appunto il Castiglione. Diverso invece l'apprezzamento. Sono durissimi. Leonardo. Si può capire quindi come Leonardo apprezzi che il suo ultimo protettore, il re di Francia, certo, come dicevo prima, bene. Lo tratti bene e riconosca il profilo filosofico del suo pensiero. Sì. Filosofo anche quando dipinge, perché lui scrive la pittura e filosofia. Quindi proprio l'approccio concettuale che la pittura gli offre, il fatto che la pittura debba diventare la sintesi, il coagulo, il veicolo di tutte le sue esperienze anche intellettuali sperimentali, fa sì che sperimenti anche quando dipinge, certo, e fa sì che purtroppo, come il caso del Cenacolo, alcune sue opere abbiano rischiato di essere perdute, però noi dobbiamo ringraziare molto Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice che per 20 anni si è dedicata, perché quello che è rimasto dell'ultima cena ci testimonia dell'autentico colore di Leonardo, terzo, brillante, con questi cangiantismi meravigliosi che si riverberano tanto sulle stoviglie, su questa meravigliosa natura morta che tanto importanza avrà avuto per il Caravaggio giovane, il libro di Peterzano, che va sicuramente a vedere la tavola imbandita, la mensa della cena alle Grazie, e quindi c'è l'opacità dei piatti di peltro che riflettono ciascuno il colore della veste dell'apostolo che se ne serve,
a cui corrisponde invece la trasparenza virtuosistica delle ampolle di vetro e dei bicchieri con questi tocchi di pennello in punta di bianco che un affarista non avrebbe consentito. Certo. È vero che tanta materia cromatica è andata irrimediabilmente perduta e siamo di fronte oggi a una sorta di enorme mosaico. Fantastico, sì, sì. Però dopo 20 anni e dopo il restauro si è concluso nel 99, adesso siamo nel 2019, quindi sono trascorsi altri 20 anni, no? E c'è stata quindi una manutenzione che si è sempre più sofisticata nel tentativo di preservare quanto, perché è chiaro che ora abbiamo il Leonardo originale, quel che ne resta, ma esposto a nudo a quelli che sono i problemi atmosferici, i problemi anche di inquinamento ambientale. Centenari. Ma se Milano, diciamo, è l'ultima cena per Leonardo, no? Che cosa è Roma? Ecco, Roma rappresenta, subito prima dell'andata in Francia, il tentativo per Leonardo di trovare una dimora, una residenza finale dove trascorrere serenamente i propri ultimi anni, perché Leonardo percepisce la necessità di dover in qualche modo riorganizzare il proprio lavoro, soprattutto in vista dell'agognata pubblicazione di trattati, di libri a stampa che non fu mai realizzata, e assistito dal suo allievo Francesco Melzi cerca di riordinare le sue carte. Inizialmente gli sembra che Roma gli offra questa possibilità, perché Giuliano De Medici, del quale in quella fase lui era un protetto, gli offre un alloggio in Vaticano, nella villa di Innocenzo VIII. Questo è il momento in cui al soglio pontificio è salito un Papa Medici, Leone X, al secolo Giovanni de' Medici. E Leonardo però non ha un rapporto piacevole con il Papa, perché proprio quella cosa che veniva notata prima sulla lentezza di esecuzione, dei tempi di lavorazione rallentati e problematici di Leonardo, anche il carattere sperimentale e talvolta drammaticamente dettagliista, no? Esatto, della sua tecnica pittorica, infastidiscono il Papa. C'è la memoria trasmessa dal Vasari di una reazione abbastanza spazientita che Leone X ha avuto nei confronti di Leonardo. Gli avrebbe detto: costui a furia di stillare oli ed erbe per fare la vernice non vede mai la fine dei quadri che gli vengono commissionati, ciò che fa presumere che gli avesse richiesto di realizzare qualche cosa per lui. Poi sappiamo che un dignitario pontificio, Baldassarre Turini da Pescia, che era appunto un dignitario della corte leonina, gli aveva commissionato due quadretti di cui si sa poco o niente. Quindi esiste un'attività romana di Leonardo tra il 1513 e il 1516 che è però prettamente dedicata alla riorganizzazione dei propri materiali manoscritti, da lasciare in eredità all'allievo Melzi affinché possibilmente li pubblichi, e invece solo il libro di pittura sarà curato e pubblicato dal Melzi in via postuma. Ma Leonardo in Vaticano, a Roma, riprende soprattutto alacremente gli studi anatomici, ed è questo il punto di rottura col Papa, perché lo taccia di negromanzia, lo accusa di negromanzia per il fatto di voler manipolare i cadaveri, e quindi a questo ennesimo contrasto col Papa Leonardo coglie l'occasione dell'invito di Francesco I, il loro primo incontro avviene, auspice il Papa Medici, a Bologna nel 1515, perché c'è una delegazione del Papa che va incontro a una visita reale di Francesco I a Bologna. Si suppone che Leonardo fosse nel seguito della delegazione romana pontificia di Leone X. Nel frattempo Giuliano de' Medici, il suo reale protettore, aveva avuto una lunga malattia ed era infine morto, quindi Leonardo decide di accettare questa ultima avventura e va dove può ricevere
seppure negli ultimissimi anni della sua vita, un trattamento adeguato. Un trattamento adeguato, sì. Sì. C'è questa sensazione che lui possa finalmente dedicarsi, ma è ormai troppo tardi, ai suoi studi. E quando ho deciso di concludere il mio libro, anche con un po' di commozione, mi sono rifatto un appunto che è in un foglio però qui del Codice Atlantico, conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, ed è precisamente la carta 673 recto, che è anche esattamente datata di Leonardo. Lui voleva scriverla. Voleva coscientemente lasciare un ricordo preciso e scrive: a 24 di giugno, il dì di San Giovanni, 1518, quindi a circa un anno dalla morte, perché lui muore il 2 maggio del 1519, in Amboise nel palazzo di Clou, cioè ad Amboise nel palazzo di Clou, che era in realtà un maniero, un piccolo castello messo a disposizione dal re. È un foglio di studi dedicato alle sue infaticabili esercitazioni geometriche, a questo sapere matematico che aveva sempre lungamente coltivato nella sua vita. Non dimentichiamoci che parte della sua intermittenza e sporadicità nel dipingere i contemporanei l'attribuivano a questa sua curiosità matematica. C'è un testimone oculare che nel 1501 lo vede lavorare nel suo laboratorio, nel suo studio al convento dell'Annunziata a Firenze, e lo descrive come impacientissimo al pennello, poiché gli esperimenti matematici l'hanno tanto distratto dal dipingere. Quindi c'è questo Leonardo che coltiva il sogno della quadratura del circolo, addirittura, fino alla fine della sua vita. Non è che queste due cose hanno lavorato insieme, cioè lui l'aspetto matematico gli serviva anche nella... No? Esiste sicuramente una forte connotazione geometrico-prospettica, per esempio si parlava della cena, nel modo in cui in maniera illusionistica c'è lo sfondato pittorico per cui la sala reale del refettorio continua con la fuga prospettica illusionistica nello spazio dipinto. Quindi esiste sicuramente un rigore geometrico matematico. Non c'è niente lasciato al caso. Al caso, Leonardo, anche le proporzioni. Nelle proporzioni, lo studio delle proporzioni umane, esattamente, il famoso uomo vitruviano che realizza proprio qui a Milano. Anche nelle proporzioni del cavallo di cui si parlava prima, è un sapere però matematico prettamente visivo, quindi è la geometria per via grafica, l'accesso privilegiato di Leonardo alla matematica, perché per esempio, pur essendo stato strettamente amico e collaboratore di Luca Pacioli, il famoso matematico e inventore della partita doppia, Leonardo non è mai riuscito da solo a comprendere bene, per dire, un teorema di Euclide. Quindi serviva sempre l'aiuto di Pacioli o di un competente consigliere o amico che lo sapesse indirizzare. Quindi è sempre la forza del disegno, è sempre il disegno inteso come linguaggio espressivo e intuitivo con cui apprendere e comprendere i fenomeni o anche le rappresentazioni del sapere, che diventa mezzo per Leonardo di farsi strada nella sua vita di uomo senza lettere, perché Leonardo è un autodidatta, è un figlio illegittimo che non ha avuto un corso di studi regolare, quindi questo foglio finale della vita... Tutto guadagnato nella vita. Tutto guadagnato. Che cosa scrive intorno agli studi geometrici, dopo aver datato in questa maniera così precisa? Scrive: io continuerò. E certo. E quindi c'è questo senso così anche struggente, se vogliamo.